ho bisogno di iniziare una discussione con un tema molto impegnativo riguardo la Napoli che fondaggia. Che cosa significa? Che noi da adesso alla fine della, cioè adesso fino alle elezioni del comune, noi parleremo solo di questo. Cioè, perché questo a mio parere è un tema importantissimo in questo contesto storico che noi stiamo vivendo. Noi sentiamo il bisogno di Consiglio comunale a Napoli si vince solo se la circoscrizione sopporta, se no non si vince. Volevo sottolineare due aspetti. Uno più strettamente organizzativo e un altro più politico, tecnico-politico. Allora, parto dal primo. Cari amici, per quanto riguarda l'organizzazione dei Gazzetto, sono un po' rammaricato, parlo della mia municipalità, sono rammaricato per l'esperienza negativa di sabato scorso, dove c'erano due gazebo, uno a Piazza San Gaetano e un altro a Via della Stadera, se non mi sbaglio. Allora, io non voglio fare un giacusa ad alcune persone che tra l'altro continuano, nonostante queste defaianze, ad avere la mia stima e il mio rispetto, però voglio un attimino fare in modo che ci sia una migliore organizzazione nell'ambito del movimento, nell'ambito della nostra struttura. L'organizzazione è importante. Noi, per i risultati che abbiamo raggiunto in provincia, anche in città, qui come Movimento 5 Stelle, dobbiamo porci il problema di essere ancora più seriamente responsabili di un'organizzazione che non dico sia svizzera, che vada, diciamo, sia elvetica, ma sia la migliore possibile. Allora, soprattutto di sabato, quando ci sono due gazebo organizzati, ci deve essere un responsabile del gazebo che abbia materialmente i registri per le firme, che abbia materialmente il materiale da distribuire ai cittadini a livello di volantini e il materiale che deve essere praticamente da contorno al gazebo. Sabato che cosa è successo? È successo che abbiamo aspettato il responsabile che non veniva 2:30 via Piazza San Gaetano. Io a questo punto sono andato via e seccato della situazione, sono andato via e mi hai lasciato. Poi per quanto riguarda l'aspetto tecnico politico, vorrei fare una proposta di questo tipo. Per quanto riguarda la riunione cittadina che si terrà il 7 di luglio, perché stasera stasera facciamo partorire un documento da proporre alla cittadina del 6 luglio, nella quale facciamo uno screening dei problemi napoletani, cittadini napoletani, per quanto riguarda ad esempio le defaianze del trasporto pubblico, laddove si verificano le defaianze del trasporto pubblico. Nello stesso documento verifichiamo quali sono le aree in cui il verde attrezzato è più carente, verifichiamo le aree in cui i mercatini rionali non funzionano come dovrebbero funzionare, verifichiamo nelle aree della città di Napoli quali sono i servizi che non consentono di effettuare al meglio la raccolta differenziata, diciamo. Stiliamo un documento da proporre alla prossima cittadina, un documento, diciamo, che possa essere di stimolo alla discussione per la prossima riunione cittadina, per evitare che si arrivi ad una riunione dalla quale non uscirà nulla di buono, diciamo, se non polemiche. Per evitare tutto ciò,
stiliamo questo documento partendo da stasera qui a questo meetup per appunto arrivando ad un documento da proporre alla discussione degli altri amici, delle altre municipalità, delle altre circoscrizioni, sulla base del quale possiamo partire per le prossime elezioni comunali con un documento, diciamo, un documento forte diciamo in maniera tale che i gazebo si vivacizzino al massimo, abbiano uno sprint e possono abbiano, la sede, ecco, da quel documento vengono stilati tanti e tanti di quei volantini da distribuire alla gente, oltre alla raccolta di firme per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, per quanto riguarda l'RC auto, elaboriamo un documento programmatico con tutto quello che va e tutto quello che non va a Napoli per le prossime elezioni e discutiamo con i cittadini di tante questioni legate al territorio, alle varie municipalità, in maniera tale da essere pronti, essere preparati per le prossime elezioni comunali dell'anno 21. E su 7 mesi, attenzione, non è la mano. Questo è quello che bisogna fare. 5. Ma se dobbiamo infiammare i gazebo, cari cittadini, cari amici miei, dobbiamo infiammare i gazebo con la discussione, con una discussione serrata nella quale i cittadini si sentano protagonisti, attori, abbiano se vogliono proporre qualcosa, ecco. Paolo, questo è il discorso, questo Paolo. È quello che bisogna fare. Un po' di voce, Paolo. Questo meetup mi ha portato, io quando ho letto che mi ha portato, perché io partivo dalla decisione che ci sento, avessi sempre la tua vita con Laura. E poi noi facciamo questa discussione di dati secondo il terzo di parlare, che è comunque la mia sicuramente visto che non la rappresenta da quella, ma mi sembra un attimo, non so, di giocare in antico, ma questo non so, la prendo come tuo, ve lo garantisci, visto che lo fa volendo il tuo interesse, e quindi però sto facendo qua, io penso che per quanto riguarda la Napoli del Mediano, a Madrid 25 stelle, cioè non c'è stata una cosa, sì, dobbiamo andare a ragione Antonio, guarda, io abito, diciamo, qua al centro, ma anche da San Giovanni, forse dice la, cioè io ce l'hanno fatta, e ci stanno problemi, cioè se andiamo dove sta la centrale elettrica, fino a fine quartiere, c'è un po' di nuovo. Se molto pure che lui la pensare di cose che venivano a passare. Cioè, poi ci sono molti problemi, non è proprio la testa. Ma non è vero. Giusto che non è il tuo dito. Poi da qua è di fare un problema. Accogliere sì quello che può essere le istanze delle persone, ma cercare sempre di coniugarle con i principi del momento. Perché se no non penso che la gente mi dice voglio reddito, io penso che tutti i reddito di gente deve fare, ma non penso che loro andare in governo di città, io penso questo mi interessa, ed è giusto rispondere, non di quelli che penso che ovviamente di dignità, perché mi metto pure nelle condizioni di poter cedere se sia un lavoro, sia no, 3 volte, però mi metto nelle condizioni di dignità. Quindi, coniugare queste due persone qua, insomma, il territorio, sempre per quanto riguarda i punti cardini del Movimento 5 Stelle, accogliere sempre persone. E però, stare un attimino attento a fare un documento da portare alla cittadina, perché la cittadina per chi ha preso, là nasce il documento che sarà la fonte poi, la fonte di tutte le nostre... abbiamo così iniziativa. Il dibattito si può fare proprio per io posso lo dico proprio per evitare problemi, secondo me. Cioè, facciamo sempre la vita di dibattito. Il problema è generale. Questo tipo di discussioni
rapporti tra cittadini che deve essere generato, ma comunque questo tipo di situazione. Magari non tutti quanti, perché non tutti ci possono andare, ma l'altra volta, la seconda volta, cosa sarei avvisendo? Lo smartphone sarei avvisendo di qualche cosa che non va. Perché dobbiamo lavorare di concetto sia problemi generali che problemi del territorio di quartiere, che come sapete non è che si trova la smartphone, la destra, la nota. Io mi mantieni un attimo sulle registrazioni. Allora, no, sulle registrazioni, basta che mi inquadri. Ma sì. Basta che mi inquadri, stai. Allora. Te no. Io volevo soltanto dire due cose. Una in funzione, in relazione della cittadina, sempre agganciandomi pure un po' a quello che diceva Paolo. Forse da un lato lui ha ragione, cioè è meglio che la questione temi parta proprio direttamente dalla cittadina, perché altrimenti sembra che se vogliamo, diciamo, crearla noi nelle varie, diciamo, municipalità, è come se stessimo anticipando un qualche cosa e stessimo scavalcando un po' tutti quanti gli altri. Invece la cittadina è proprio un momento di riunione di tutte le persone, diciamo, della città che stanno nelle varie municipalità. E d'accordo con tutti possiamo praticamente creare questo foglio bianco su cui poi dopo dire: signori, su quali temi ci vogliamo organizzare in vista e in virtù delle comunali che ci sono tra 7 mesi, e ognuno dirà la sua, quindi praticamente da là possiamo partire. Questione invece gazebo, almeno riferendoci al periodo questo qua di luglio, questa è solo una mia opinione, io penso che farli con la cadenza come stiamo facendo adesso penso sia improduttivo. Perché? Perché comunque adesso andiamo incontro in questo periodo estivo, quindi secondo me, porto l'esempio del mese di luglio, invece di fare 3-4 gazebi settimanali, io credo che sia ottimizzabile farne uno settimanale che copre praticamente, quindi 4 gazebo in un mese di luglio, perché poi le persone già stiamo incominciando a vedere che stanno un po' andando comunque in ferie, in vacanze, quindi non c'è tutto questo grande passeggio, almeno me ne sono accorto dal gazebo di venerdì al corso scorso, al corso meridionale, piuttosto di quello di giovedì a Piazza Garibaldi. C'è il traffico di persone, sta incominciando a diminuire, quindi almeno il mese, luglio e agosto. Tanto comunque voglio dire, vabbè, questa è una mia opinione, non è che deve essere sindacata così. Il fatto e poi un'altra cosa che ci terrei a portare anche nella cittadina, che ho detto all'inizio dell'assemblea, questo fatto, diciamo, di non parlare in chiave di municipalità. Cioè praticamente il Movimento 5 Stelle Napoli, o che ci troviamo a Piazza Garibaldi, o al Rione Incis, o al Vomero, o a Fuoricrotta, o a Pianura, è un'unica entità, e questa si dovrà portare avanti anche in chiave, diciamo, di elezione. Quindi fare un discorso di dire: sono andato alla terza, alla seconda, alla quarta, alla quinta, alla decima, alla prima municipalità, da come sto anche leggendo alcune discussioni sulle app, sembra che stiano tutti quanti orientandosi a questo fatto, di abbattere questo discorso delle municipalità, che potrebbe solo tornare utile in fase, diciamo, istituzionale, nel momento in cui ci saranno le elezioni, perché mi sembra che oggettivamente si richiede qualche cosa per queste municipalità come figure all'interno del comune. Però dico, tra di noi come movimento penso che ci dobbiamo orientare come forma inclusiva, diciamo, non parlando più in termini di la prima, la seconda, la terza. Io sono andato per il conto del Movimento 5 Stelle Napoli, per il conto del Meetup Napoli, mi sono trovato al Rione Incis, a San Giovanni, a Via Scarlatti, a Fuoricrotta, a Pianura, a Piazza Garibaldi. Parlare in questi termini qua, anche perché, diciamo, usare l'altro tipo di linguaggio, qualcuno lo potrebbe anche prendere come qualche cosa, diciamo, di divisorio, di discriminante, dice: ma che scusami,
faccio un esempio assurdo, parliamo di un problema che riguarda le barriere architettoniche, ma che differenza c'è se tra Piazza Garibaldi, San Giovanni, Pione Ingis, Via Scarlatti? Cioè, se le si devono abbattere, le si devono abbattere per tutta la città. Questo come delle barriere per tutte le problematiche. Sì, ti chiamo io fra 5 minuti. Va bene, ti ringrazio. Tipo, lascio la parola. Sono in riunione, ti chiamo io fra 5 minuti. No, ha detto di no. Allora, vabbè, sono, ripeto, non voglio essere proprio. Ciao Franco! Lo proposi anche io 2 anni fa, fui attaccato un po' sul mitardo, facendo una schifezza, una coda tra le gambe, non ne ho più parlato. Dissi, facciamo un calendario addirittura, e mi disse no, non c'è bisogno di un calendario, noi siamo un movimento spontaneo, io disse, vabbè, lasciamo stare. Per quanto riguarda Via De Robesto, il discorso è... Al di là del problema reale che c'è, io se ho, mi sono intestardito sulla cosa, prima di tutto per evitare che qualcuno in futuro potesse dire che i parlamentari ciao Gaetano avessero fatto una passerella, e quindi diciamo c'era l'idea di chiudere il cerchio, capito Paolo, per quanto riguarda questo genere, in particolare di dietro la bella. E poi diciamo è una questione, dal mio punto di vista, per me è una questione simbolica, che poi credo sia simbolica per il movimento, perché comunque la questione dei mini discariche abusive su tutto il territorio cittadino. Carlo, e poi anche ma che ti prendo lui differenziare un'organizzazione a monte dei rifiuti e tutto insomma. Quanto riguarda poi velocemente chiude la questione del gazebo che diceva Carlo, in certo senso sono d'accordo con lui, diciamo, perché io sabato mattina mi sono ritrovato, diciamo, mi organizzai con Gaetano, quindi mi ero già organizzato con Gaetano, quindi diciamo che venivo un po' più tardi. Il problema è che non mi aspettavo da poco, si facevano le 11:30 e stavo solo io magari a Gaetano. Nel senso di io mi aspettavo che venisse qualcuno a Via Stadina a quel punto per spiegare perché magari è nato quel sottocircuito, che cosa era un po' la propria. Giustamente venne Gabriele con l'altro ragazzo, però andarono via, andarono un po' via prima. Gianni venne e ci fece un po' campagna perché sennò rimanevamo soli a Gaetano a Via Stadina, visto che non c'era stata molta, diciamo, partecipazione, forse si erano un po' tutti concentrati nel centro solo. Quindi ecco perché non siamo riusciti a portare il materiale, cioè un fatto proprio di organizzare, non perché è stato, cioè non è stato voluto portare il megafono o le altre cose lì, anche perché no, alla fine non l'abbiamo proprio usato. Quindi ci dovremmo un po' organizzare meglio, aspettiamo. Non è una